SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Steso sul pavimento, morto dissanguato. Questa è la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco chiamati per aprire la porta dell'abitazione di un 52enne a Faenza che non rispondeva al telefono. La polizia scientifica indaga ora per capire se l'uomo sia stato vittima di un incidente domestico, un suicidio e non si esclude l'omicidio. Avevano messo a segno 4 rapine in un mese e mezzo ai danni dell'area di servizio Santirno Ovest sulla A14. La Polizia Stradale di Bologna ha individuato e arrestato due cugini di 25 e 29 anni, di origine albanese e residenti a Faenza, considerati gli autori dei colpi. L'assessore regionale al turismo Andrea Corsini ha annunciato attraverso la propria pagina Facebook che il governo uscente ha respinto la richiesta di stato di calamità per la tromba d'aria che lo scorso 10 luglio si è abbattuta su Cervia e Milano Marittima, abbattendo 2.200 piante, danneggiando stabilimenti balneari, abitazioni e automobili. Il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, ospite al meeting di Rimini, ha parlato di scenari politici aperti a seguito della crisi di governo ed ha rimarcato la propria fiducia nel presidente della Repubblica. Hanno invece espresso preoccupazione per l'economia del paese. Sempre dalla kermesse riminese, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan. Sono ancora molti rifiuti abbandonati nei parchi, nelle strade e in zone appartate della città e tanti i furbetti che valicano i confini provinciali per abbandonarli in altri territori. Per questo Ale Ambiente di Forlì sta definendo nuove modalità per gestire al meglio il servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti. Volley. Ravenna accoglie Francesco Recine. Il figlio d'arte cercherà di ripetere i grandi risultati che suo padre Stefano seppe conquistare in Romagna quando indossò la maglia giallorossa partecipando all'epopea dell'Era Porto. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione serale. In apertura, come avete sentito dai nostri titoli, apriamo subito parlando di un macabro ritrovamento avvenuto ieri sera a Faenza. Un uomo infatti è stato trovato morto in un lago di sangue all'interno della propria abitazione. Sul posto la scientifica sta indagando su ogni possibile pista. Vediamo allora le immagini e le informazioni in questo primo servizio. Un uomo morto, sdraiato sul pavimento, a pancia in giù, una finestra rotta, una ferita al collo e tantissimo sangue. Questa è la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco quando sono entrati in un'abitazione di Vicolo Montini in pieno centro a Faenza nel pomeriggio di mercoledì. L'allarme era stato lanciato attorno alle 17.30 perché l'uomo chiuso in casa non rispondeva. Si tratta di un 52enne conosciuto alle forze dell'ordine per qualche piccolo precedente per droga. Una volta dentro il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Immediatamente sono scattate le indagini, la zona è stata sigillata ed è arrivata la polizia scientifica da Ravenna per iniziare a raccogliere indizi utili per capire cosa sia successo. Tre al momento sono le ipotesi in campo. La prima è quella di un incidente domestico. L'uomo potrebbe essere inciampato finendo per rompere la finestra, procurandosi poi il profondo taglio al collo che gli è stato fatale. La seconda è quella del gesto volontario, mentre l'ultima ipotesi è quella di omicidio. Ora la polizia è impegnata nella raccolta delle tracce ematiche, un lavoro reso talmente difficile dalla quantità di sangue trovata nella casa che è stata chiamata anche una speciale unità scientifica da Bologna, dotata di mezzi più evoluti per questo tipo di ricerche. Del fatto è stata informata la PM di turno Silvia Zinniti. E purtroppo le strade della Romagna continuano a tingersi di sangue. L'ennesima tragedia si è consumata oggi poco prima delle 14 nell'entroterra riminese, quando un centauro di 49 anni in prossimità di una curva in località Santa Maria d'Antico di Maiolo sulla Mare Chiese ha perso il controllo della moto ed è andato a schiantarsi contro un segnale stradale prima e poi un albero prima di cadere a terra. Nulla purtroppo hanno potuto fare i sanitari del 118 intervenuti per prestare soccorso all'uomo. Sembra che facesse parte di un
gruppo di amici del Cesenate che stavano facendo un giro in moto sulle colline riminesi. Sul posto, per i rilievi e per regolare il traffico, le pattuglie dei carabinieri di Nova Feltri e di Pennabilli. L'uomo lascia la compagna e due figli piccoli. E ancora cronaca: poco dopo le 3 della scorsa notte, gli agenti della polizia di Rimini, durante un controllo stradale, hanno incrociato un furgone ed un'autovettura fermi in una traversa di via Tripoli. La presenza di alcune persone intorno al veicolo ha indotto gli agenti a procedere un controllo, ma allora avvicinarsi, i tre si sono dati alla fuga, due a piedi ed uno con il furgone. Gli agenti hanno seguito e bloccato il furgone e ad un primo esame il veicolo è risultato letteralmente stipato di taniche di carburante e di attrezzi utilizzati dai ladri per compiere effrazioni e per aspirare carburante dai serbatoi. L'attività investigativa nell'abitazione ha poi permesso di scoprire, nascosta nel cassettone della serranda della camera da letto, una pistola semiautomatica carica e perfettamente funzionante. Al termine degli accertamenti, due uomini, un 29enne ed un 23enne, entrambi di origine moldava, sono stati arrestati, il primo per resistenza a pubblico ufficiale e il secondo per possesso di arma clandestina. Tutti e due sono stati poi denunciati per il reato di ricettazione in concorso. Il terzo uomo, già identificato, è attivamente ricercato. Parliamo ora di 4 rapine in un mese e mezzo messe a segno nella zona carburanti nell'area di servizio Santerno Ovest sull'A14 Bologna-Taranto, già nella provincia di Ravenna. Al termine dell'operazione CUSAR, la polizia stradale ha individuato e arrestato gli autori. Si tratta di due cugini di origine albanese residenti a Faenza. Sentiamo i dettagli. Loro erano comunque travisati sempre in tutte le occasioni, armati di coltello e di un grosso cacciavite come nell'ultimo caso, minacciando chiaramente l'unico dipendente della stazione di carburante e sottraendo quello di pronto e di reperibile, cioè dal marsupio del dipendente e dal registratore di cassa. Con una maglietta si coprivano il volto, dai campi sul retro, scavalcando la recinzione, entravano nell'area di servizio Santerno Ovest sulla A14, nella zona dove i mezzi si riforniscono di carburanti, ed entravano in azione. 4 rapine in un mese e mezzo, la prima nella notte dell'8 luglio, poi a seguire, sempre ai danni della stessa attività, il 12, il 16 e il 19 agosto. Tutte rapine andate a segno, per le quali la polizia stradale ha arrestato due cugini di origine albanese, uno di 25 e l'altro di 29 anni, residenti a Faenza. Nell'arco di un mese e mezzo si sono verificati questi 4 episodi criminali, chiaramente al quarto, con un'indagine, io sottolineerei, di tipo tradizionale, perché si è trattato di lunghe serate di appostamento e giornate di appostamento, e l'epilogo appunto è stato quello di coglierli in flagranza di reato. Si trattava di due cittadini dell'Est Europa che, privi di attività lavorativa, che hanno assaltato la stazione di carburanti, quindi hanno realizzato in questi 4 colpi circa 4.000 euro. Agivano in un momento particolare? Sì, loro erano abbastanza avveduti da questo punto di vista, perché comunque le rapine abbiamo registrato che si sono verificate sempre più o meno sul cambio, ecco, delle pattuglie che sono presenti su quel territorio, quindi abbiamo ricalibrato chiaramente i servizi, non solo di carattere generale preventivo con le macchine con colore di istituto, ma appunto con indagini di tipo tradizionale con servizi di osservazione e di controllo. In un caso, la rapina il giorno dopo Ferragosto, i banditi erano in 3. Grazie alle accurate indagini e alle immagini delle videocamere di sorveglianza visionate dalla stradale, sono stati scoperti 2 autori mentre proseguono gli accertamenti per intercettare il complice. Nell'abitazione dei due cugini, rinvenuti il coltello, il cacciavite e i guanti. Nell'ultima rapina, l'arresto. Dopo lunghi appostamenti, ecco, in quella serata del 19, nella notte sempre tra il 18 e il 19, quindi loro si sono palesati, travisati come al solito armati, noi eravamo insomma nei dintorni, quindi li abbiamo colti in flagranza. Nel primo pomeriggio di oggi hanno reso noto ASL Romagna e Comune di Ravenna, è stato segnalato al Servizio Igiene Pubblica un caso di sospetta dengue diagnosticato in una persona residente a Milano che, dopo il rientro in Italia da un viaggio all'estero, ha soggiornato per alcuni giorni a Lido Driano nel Ravennate. Il caso è al momento in attesa di conferma diagnostica. A scopo precauzionale, come previsto dal piano regionale di sorveglianza e controllo delle malattie che possono essere trasmesse dalla zanzara tigre, per evitare la diffusione delle infezioni, il Comune di Ravenna ha programmato l'esecuzione da parte di operatori specializzati di un intervento straordinario di disinfestazione nel raggio di 100 metri dall'abitazione in cui ha soggiornato la persona ammalata. Ci spostiamo ora al meeting di Rimini. Per il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi sono tutti aperti gli scenari politici italiani a seguito della crisi di governo. Il capo della Farnesina ha poi rimarcato la sua piena fiducia nel presidente della Repubblica in questa delicata fase. Vediamo. Questa fine di governo si presenta come una sorta anche di
delusione collettiva anche di chi ne ha fatto parte, delle forze politiche che l'hanno sostenuto, ma nessuno ha rinnegato il lavoro che si è svolto insieme. Ha parlato così dal meeting di Rimini il ministro degli affari esteri Enzo Moavero Milanesi a poche ore dal discorso del premier Giuseppe Conte in Senato, in cui veniva sancita la fine dell'esperienza di governo giallo-verde. Moavero ha sottolineato la sua piena fiducia nel capo dello Stato e si aspetta una soluzione rapida dalle consultazioni. Tra gli scenari che traccia come possibili, le nuove votazioni, ma non solo. E indubbiamente questa resta una delle possibilità, poi c'è la possibilità forse di una riedizione, c'è la possibilità di diverse maggioranze parlamentari. Al meeting il ministro è stato invitato a parlare di Europa e ha ricordato che l'Italia ha fino al 26 agosto per proporre un commissario italiano alla presidente Ursula von der Leyen. Non è un termine perentorio, però naturalmente è quello che permette alla Presidente di completare la compagine nell'interesse di tutti gli Stati membri per poi dare inizio alle varie audizioni parlamentari. Quindi sarà necessario per l'Italia anche procedere intorno a quella data. E alla meeting di Rimini hanno fatto tappa anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan, entrambi preoccupati dell'andamento dell'economia italiana e dell'attuale crisi di governo. Sentiamo. Riduzione delle tasse sul lavoro e investimenti in infrastrutture. Su questo convergevano le parti sociali durante le scorse convocazioni nelle sedi del governo. Su quelle aspettative ora incombe la crisi politica tra Lega e 5 Stelle che preoccupa sia il mondo dell'industria che quello dei lavoratori. Al meeting di Rimini hanno fatto tappa anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan. Il primo lancia l'allarme sulla sempre più vicina recessione della Germania che avrebbe ripercussioni anche su casa nostra. Beh, c'è un rischio stagnazione, un rischio possibile recessione. Molte filiere dell'industria italiana sono collegate alla filiera tedesca, quindi il fatto che la Germania non vada bene non è un segnale affatto positivo per l'Italia. Questo comporta una reazione italiana ma altrettanto una reazione europea. Dura critica della sindacalista invece sulle politiche economiche del governo giallo-verde. Sembrava che iniziassimo a avere qualche segno più. La politica economica dello scorso governo ha riportato il paese a crescita zero. Questo non è accettabile. C'è bisogno di cambiamento e di cambiamento vero. Dalla sua pagina Facebook, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini ha annunciato che il governo uscente ha respinto la richiesta di stato di calamità per la tromba d'aria che lo scorso 10 luglio si è abbattuta su Cervia Milano Marittima. Vediamo allora i particolari in questo servizio. L'ormai ex governo, con vicepremier Salvini, ha respinto la richiesta della regione Emilia-Romagna per la dichiarazione di stato di calamità naturale a Cervia in seguito alla violenta tromba d'aria di quest'estate. A darne notizia sulla sua pagina Facebook è l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, che sferra un attacco al leader della Lega e vicepremier uscente per non aver inserito la tromba d'aria, che lo scorso 10 luglio ha investito la località, nella lista degli stati di calamità approvati dal governo subito prima di Ferragosto. L'assessore Corsini, postando una delle ormai celebri foto di Salvini al Papete, si è domandato del perché il vicepremier uscente non si sia preoccupato di dare una mano alla città e agli imprenditori della località in cui trascorre le vacanze. La tromba d'aria dello scorso 10 luglio, lo ricordiamo, causò danni ingenti, provocando l'abbattimento di oltre 2.200 piante, di cui 1.000 in pineta. Danneggiò 5 stabilimenti balneari e 10 edifici privati. Per la sola parte pubblica, i danni sono stati stimati in circa 2 milioni di euro. In poche ore, grazie all'intervento di oltre 150 tra volontari, personale dei vigili del fuoco e polizia, la situazione venne ripristinata e si tornò alla normalità, ma le spese per i danni, anche a distanza di mesi, ovviamente permangono. E su questo argomento è arrivata la replica di Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Dice: l'unica constatazione che può emergere dalle affermazioni di Corsini, scrive Morrone, è che la regione Emilia-Romagna non merita un assessore che si lascia trascinare dall'odio personale e politico, arrivando addirittura a danneggiare l'immagine turistica di località come Cervia Milano Marittima. Il presidente Bonaccini intervenga per ricordare all'assessore al non turismo che a presiedere il governo che avrebbe dovuto dichiarare lo stato di calamità naturale era, sino a pochi giorni fa, il neoaspirante alleato del PD Giuseppe Conte, e gli spieghi anche che il Consiglio dei Ministri era composto in gran parte di esponenti di quel Movimento 5 Stelle nei confronti del quale lo stesso Bonaccini nei giorni scorsi ha aperto i portoni dell'alleanza anche in Regione Emilia-Romagna dopo anni di insanabili contrapposizioni. Le dimissioni del Premier Conte hanno lasciato aperte molte questioni politiche ed economiche, come l'approvazione della legge di bilancio. Sono attesi importanti risvolti anche nel nostro territorio. Vediamo quali.
Se l'aumento dell'IVA non verrà scongiurato con le dovute contromisure, secondo il Sole 24 Ore, dal 1 gennaio 2020 la spesa media per consumatore sarà di circa 540 euro l'anno. Confcommercio stima inoltre che questo aumento percentuale provocherà una contrazione dei consumi a livello italiano tra gli 11 e i 18 miliardi di euro. È l'effetto delle clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento dell'IVA e delle accise se non si raggiungono certi obiettivi di bilancio. Ma quali potrebbero essere gli effetti? Il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, ne è certo. Uno dei primi capitoli di spesa che le famiglie ritoccheranno sarà la voce vacanza, afferma, visto che dovranno essere ridotte le uscite per non toccare le voci di spesa indispensabili. L'aumento dell'IVA sarebbe un colpo durissimo per l'intero comparto turistico italiano, per le migliaia di piccole imprese attive nel settore dell'ospitalità, dell'accoglienza e dei servizi. L'auspicio allora è che le forze politiche non segnino questo drammatico autogol nella porta di tutta la comunità. Parliamo di rifiuti e andiamo a Forlì, dove Ale Ambiente sta definendo alcune modalità per gestire meglio il servizio di smaltimento e conferimento di rifiuti ingombranti. Sentiamo. Ci vorrà ancora del tempo prima che il sistema Ale Ambiente venga assorbito completamente dai cittadini forlivesi. Sono ancora molti i rifiuti abbandonati attorno ai bidoncini dei parchi, nelle strade e in alcune zone appartate della città, per non parlare dei furbetti che attraversano i confini provinciali, abbandonando in altri territori. A Ravenna infatti sono già state installate diverse telecamere, vista l'invasione di rifiuti attorno alle isole ecologiche e non solo, degli ultimi tempi. Rimangono, dall'altro lato, molti dubbi da parte dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti che non possono andare nei normali bidoncini domestici, come per esempio i rifiuti ingombranti. Secondo le regole di Alia, tali rifiuti possono essere conferiti gratuitamente direttamente negli ecocentri del territorio, oppure fatti ritirare a domicilio pagando una tariffa sul servizio. Per il conferimento al centro per ora c'è un limite di 2 pezzi al giorno a persona, che verrà ampliato ad 1 metro cubo di rifiuti nei prossimi giorni. Un incontro tra i vertici di Ale Ambiente e amministratori del comune giovedì servirà proprio per dare un'ultima sistemata ai servizi delle stazioni ecologiche e poter andare incontro alle esigenze dei cittadini. Contro lo sfruttamento occupazionale, l'Associazione Diritti Lavoratori del COBAS Rimini ha lanciato uno sportello di consulenza per aiutare gli stagionali del turismo, un servizio offerto anche nelle province di Forlì e Cesena. Vediamo. Lo sfruttamento del lavoro stagionale nel turismo, ma non soltanto, è un fenomeno molto diffuso anche nella Riviera Romagnola. Per questo COBAS Rimini, tramite l'Associazione per i diritti dei lavoratori, ha avviato un'indagine per capire quanto grave sia il problema e dare risposte mirate tramite uno sportello già attivo sul territorio della Romagna. L'aspetto che preoccupa di più è forse lo sfruttamento di stranieri e richiedenti asilo, per i quali i volontari si sono già specializzati con una formazione specifica. Manca però il sostegno della politica. Quali sono le richieste che fate all'amministrazione Agnassi? Allora, noi crediamo che si debba smettere di parlare di eccellenza, perché un'eccellenza non paga il lavoratore 3 euro all'ora. Pensiamo che il grosso problema che ha il settore turistico è di sfruttare il suo vero motore, che sono lavoratrici e lavoratori. Bisogna costruire una piattaforma di rivendicazioni, bisogna che la politica sia più attenta, che magari premi coloro che rispettano i contratti collettivi. Un'idea è realizzare un adesivo da attaccare all'ingresso di alberghi, bar e ristoranti che trattano i propri dipendenti non come schiavi, ma come lavoratori. Imola, i carabinieri hanno arrestato un 31enne italiano per atti persecutori. È successo alle 20:40 di ieri, quando una donna ha chiamato la centrale operativa del 112 chiedendo aiuto perché il suo ex compagno armato di un coltello si era presentato sotto casa violando un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il 31enne è stato tradotto in carcere. Bellaria e Giamarina, i carabinieri di Rimini all'alba di oggi sul lungomare Pinzone hanno fermato 4 cittadini stranieri in procinto di intraprendere attività commerciale abusiva lungo il litorale. Sequestrate 800 borse e tanti altri oggetti pronti alla vendita. Emilia-Romagna, allerta gialla per temporali su tutto il territorio dalla mezzanotte di venerdì alla mezzanotte successiva. A decretarla sono stata l'ARPA e la Protezione Civile Regionale.
I fenomeni risulteranno più probabili sul settore appenninico e sulla pianura centro-orientale. Rimini, due moldavi di 29 e 23 anni sono stati arrestati per furto di gasolio e possesso di pistola clandestina in un'operazione della polizia scattata questa notte intorno alle 3. Ad intercettare i ladri una volante della questura che ha notato un furgone e un'autovettura sospetti fermi in una traversa di via Tripoli. Cedo ora la parola e la linea a Marco Rossi. A te Marco. Grazie Romina per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Apriamo con il volley, stesso punto di approdo del padre, stesso numero di maglia, il 9 per Francesco Recine. Il nuovo schiacciatore della Consar Ravenna adesso spera di ripetere le imprese di Stefano, che fu tra i grandi protagonisti degli anni ruggenti del Porto Ravenna. La parte maschile della famiglia Recine, Francesco e Stefano, figlio e padre di una dinastia di pallavolisti, che il padre ha già scritto una parte importante della storia di Ravenna e lascia al figlio Francesco il compito di finire questa storia qui a Ravenna. Un'altra responsabilità in più, oltre a quelle che già penso ti porti dietro, dopo la tua bella estate, il bel argento ai mondiali, anche il fatto che sei insomma un ravennate che torna a giocare nella sua città. Sì, è un grande onore far parte di questa squadra, poi sapere che mio padre ha vestito la stessa maglietta con lo stesso numero, anche perché sono riuscito a ottenere il 9, mi dà una spinta in più, però spero di non finire qui il suo cammino, ma di continuarlo il meglio possibile. Che cosa c'è in Francesco dello Stefano giocatore? Sicuramente l'aggressività, la voglia di combattere, di non lasciare mai un pallone, quello era un marchio di fabbrica. Però lui, devo dire, è molto più tecnico, è un giocatore molto più evoluto di quello che ero io alla stessa età. Avete in maggio già segnato in rosso sulla data nel calendario della partita che riguarderà la vostra sfida in famiglia. Beh, sarà molto complicato perché spero faccia tanti punti ma che perda, come si dice, no? Tanti punti, come giochi una bella partita, non lo so, poi se giocherà. E rimane il fatto che lì siamo in ruoli diversi, in ambiti diversi, però sarà carino, emozionante. Passiamo ora all'Ippica. Gabriele Gelormini ha confermato tutto il proprio feeling con la finale del Super Frustino. L'italo francese ha dominato l'atto conclusivo del Tommaso Grassi Award. No, mi fa sempre tanto piacere venire qua, è la mia terza partecipazione, la seconda vittoria. È veramente, veramente emozionante perché vengo poco in Italia, ma per queste belle occasioni mi fa sempre piacere. In più stasera ho avuto un bel tiraggio di cavalli e abbiamo sfruttato bene la situazione. Le hai sfruttate bene, diciamo che in un'occasione era abbastanza facile con Stiaccino, però l'hai vinta di precisione. Stiaccino è un cavallo che mi ha permesso già di vincere il mio primo Super Frustino. È sempre uguale, un cavallo che si presta su questa pista qua, veloce e furbo, talmente furbo che non si spreca mai tanto, però è stato forte per mettere la testa davanti all'altro concorrente. Emozionante, emozionantissima la finale perché Roberto Vecchione ha venduto cara la pelle, Ultras Griff sembrava una minaccia e alla fine l'hai spuntata, ma l'hai sudata. Sì, mi sembrava molto più semplice prima della corsa, anche se chiaramente le corse bisogna correre, ma quella di Roberto sembrava una cavalla che non avesse chance di fare primo o secondo, però Roberto ha preso una partenza volante, l'ha fatta camminare sempre davanti, ce l'ha messa sul pesante per noi e la mia è stata coraggiosa per passarla. Passiamo ora al beach volley e andiamo sul nostro portale tr24.it. Silvia Leonardi e Giada Benazzi sono partite per Caorle nel veneziano, dove nel weekend alle porte sono in programma le finali tricolori del campionato italiano assoluto di beach volley. Il bilancio di Leonardi e Benazzi è positivo grazie ai piazzamenti nelle precedenti tappe, ovvero il quarto posto a Milano, il quinto a Cesenatico e il terzo a Ciro Marina a Crotone. È tutto per lo sport, Romina te la linea. We'll be right back.
Grazie Marco, e noi ora andiamo a vedere insieme le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. Un campo di bassa pressione in quota ha determinato nelle ultime ore un aumento della nuvolosità su tutta l'Emilia-Romagna, con associato a qualche precipitazione. La giornata di venerdì inizierà con molta nuvolosità nella nostra regione e qualche possibile precipitazione sull'Emilia centro-orientale e parte della Romagna occidentale. Nel corso del pomeriggio le schiarite aumenteranno tra Ferrarese e Costa Romagnola, altrove la nuvolosità si alternerà a qualche rovescio, localmente anche temporalesco, specialmente sull'Emilia centrale, sull'Appennino a confine con la Toscana. Le temperature saranno senza variazioni di rilievo, le minime comprese tra 19 e 22 gradi, i valori massimi tra 28 e più 31 gradi. Venti l'azione per lo più debole, mare quasi calmo. Anche la giornata di sabato vedrà instabilità nel pomeriggio, specialmente in Emilia. In mattinata invece ci sarà il posto al sole. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Andiamo invece insieme a rivedere i titoli di questa edizione, lo facciamo attraverso il nostro riepilogo. Steso sul pavimento, morto dissanguato. Questa è la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco chiamati per aprire la porta dell'abitazione di un 52enne a Faenza che non rispondeva al telefono. La polizia scientifica indaga ora per capire se l'uomo sia stato vittima di un incidente domestico, un suicidio, e non si esclude l'omicidio. Avevano messo a segno 4 rapine in un mese e mezzo ai danni dell'area di servizio Santerno Ovest sulla A14. La Polizia Stradale di Bologna ha individuato e arrestato due cugini di 25 e 29 anni, di origine albanese e residenti a Faenza, considerati gli autori dei colpi. L'assessore regionale al turismo Andrea Corsini ha annunciato attraverso la propria pagina Facebook che il governo uscente ha respinto la richiesta di stato di calamità per la tromba d'aria che lo scorso 10 luglio si è abbattuta su Cervia e Milano Marittima, abbattendo 2.200 piante, danneggiando stabilimenti balneari, abitazioni e automobili. Il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, ospite al meeting di Rimini, ha parlato di scenari politici aperti a seguito della crisi di governo ed ha rimarcato la propria fiducia nel Presidente della Repubblica. Hanno invece espresso preoccupazione per l'economia del Paese. Sempre dalla kermesse riminese, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan. Sono ancora molti rifiuti abbandonati nei parchi, nelle strade e in zone appartate della città. E tanti i furbetti che valicano i confini provinciali per abbandonarli in altri territori. Per questo Ale Ambiente di Forlì sta definendo nuove modalità per gestire al meglio il servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti. Volley. Ravenna accoglie Francesco Recine. Il figlio d'arte cercherà di ripetere i grandi risultati che suo padre Stefano seppe conquistare in Romagna quando indossò la maglia giallorossa partecipando all'epopea dell'era Porto. Per questa sera è tutto, non abbiamo ulteriori aggiornamenti, non mi resta quindi che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata e darvi l'appuntamento a domani per nuove edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.